Ho già sbagliato, perfetto. Hi guys! E bentornati sul mio canale. Il video di oggi è uno dei miei preferiti. Io amo le borse e mi piaceva l'idea di condividere questa mia passione per le borse con voi. Nella descrizione qui sotto poi vi lascerò tutti i link se riesco a trovarli delle mie borse. Perciò iniziamo! La prima è la Neverfull di Louis Vuitton. È una taglia media e credo si chiami Neverfull MM. Questa è stata la mia prima vera borsa. La mia ha una tela monogram all'esterno, mentre all'interno ha una tela, diciamo, rosso ciliegia. Inoltre, possiamo trovare all'interno anche questa piccola pochette che in realtà è attaccata alla borsa, ma si può anche staccare. È come avere due borse in uno. Questa invece è una pochette di Louis Vuitton. Credo che si chiami Pochette Accessorize NM. Non ne sono sicura. All'esterno ha una tela in monogram, mentre l'interno è completamente marrone. È una pochette molto comoda perché anche questa ha la zip. E anche questo splendido portachiavi, perché volendo si può staccare e utilizzare come portachiavi e io lo trovo adorabile. Per la sera, secondo me, è ideale per portare con sé, diciamo, le cose essenziali. È perfetta. Questa borsa inoltre aveva anche una tracolla per portarla, diciamo, a spalla, ma purtroppo io non la trovo più, non so più dove l'ho messa. Quella che tuttora sto usando ancora un sacco, ma cioè è molto comoda perché è grande, infatti la porto ovunque. Comunque, questo è un modello molto classico di Burberry e appunto ha la texture di Burberry. Se non sbaglio, questa borsa si chiama A-Mark Burberry A-Market Core Salisbury Tote. Perfetto, ciao! È una taglia media, mi piace un sacco. Questa borsa è comodissima per viaggiare perché davvero ha un sacco di spazio. Inoltre io gli ho aggiunto una sorta di organizer della borsa. È anche una borsa molto professionale. Questa la adoro, adoro assolutamente. Questa è un'altra Burberry. Sinceramente di questa non mi ricordo il nome e non credo neanche la vendino più, però questa borsa qua davvero l'ho usata un casino perché è una taglia media. La particolarità che mi è piaciuta da sempre, diciamo, di questa borsa è la fibbia, che ha una sorta di cintura per tutto l'esterno della borsa e qua invece ha una fibbia che è dorata. Questa è una sorta di portafoglio tracolla, perché ha anche la tracolla volendo, tutto nel loro stile vintage che a me piace un sacco. La tracolla è molto comoda perché la si può indossare come se fosse una borsa di piccole dimensioni. Io solitamente, diciamo, la uso a mano come se fosse una clutch perché secondo me è molto più comoda portarla così o anche così. Questa borsa comunque secondo me è davvero molto molto chic ed elegante. Passiamo al mio ultimo acquisto di cui sono super 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 felice, perché questa borsa, cioè, mi fa impazzire davvero. La mia Gucci è la mini borsa Sylvie. La borsa è assolutamente in pelle e diciamo che è costituita da questo nastro blu e rosso che è in perfetto contrasto, secondo me, con questa fibbia dorata e ovviamente la catena. È una borsa a spalla, ma volendo si può portare anche a mano. All'interno della borsa c'è una sorpresa che quando l'ho comprata non l'ho notato. C'è questo moschettone qui, si può appendere la stessa borsa ad un'altra borsa. Cioè, che è una cosa tipo geniale. E la cosa bella di questa borsa è anche la chiusura magnetica.
questo invece è il mio bauletto di Michael Kors, molto molto carino, sia per le dimensioni, che è molto piccino, che per il colore. Io adoro questi colori, diciamo pastello, molto primaverili. Che dire su questa borsa? Beh, questa borsa si può portare a mano, ma volendo all'interno c'è anche la sua tracollina, quindi volendola si può portare anche a spalla. La cosa particolare di questa borsa che mi piace un sacco sono le tasche, perché all'interno, come potete vedere, è divisa in tre sezioni. Qua abbiamo una cerniera e due tasche. In mezzo abbiamo una sezione intera con la cerniera, che secondo me è comodissimo: quando butti dentro il telefono, chiudi e sei tranquillo. E invece nell'ultima abbiamo altre due tasche. The last but not the least è la mia Versace. Come potete vedere è una borsa a spalla con la catena, però qua ha questo particolare che così non ti tagli tutte le spalle, ovviamente. Quello che mi piace un sacco di questa borsa è questa mega spilla con il leone, ovviamente, di Versace, che mi fa impazzire. Dietro invece abbiamo questa tasca esterna alla borsa con il logo, e questa, diciamo, è una delle borse che preferisco quando esco alla sera, perché innanzitutto è nera ed è un colore molto neutro che si abbina facilmente con tutti gli altri colori. E poi, pur essendo una borsa a spalla, è comunque spaziosa e quello che ti serve per uscire alla sera ci sta tutto qui dentro. Questa era una parte della mia collezione di borse. Spero vi sia piaciuto il video, mettete un bel mi piace e commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto. E se ancora non lo fate, seguitemi su Instagram e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale.